Nelle innumerevoli raffigurazioni del mistero che oggi contempliamo, quello dell'Annunciazione a Maria, gli artisti colgono questa giovane ragazza di Nazareth in un atteggiamento raccolto, a volte estatico, e comunque sempre in una posizione che sa di passività. Maria è travolta letteralmente da questo annuncio, che certo non si aspettava e che però la coglie in un momento della sua vita in cui ella è aperta al mistero di Dio. E quella che può sembrare passività è invece una sorta di disponibilità che consente allo Spirito di Dio di compiere ciò che umanamente è impensabile. È molto diversa Maria dal re Acaz di cui abbiamo ascoltato nella prima pagina, che apparentemente sembra essere rispettoso nel non volere un segno da Dio, ma in realtà è così perché confida piuttosto nelle sue strategie personali, nelle sue alleanze politiche e non si fida di ciò che gli viene proposto. Maria, al contrario, sembra passiva, ma in realtà ella si affida a Dio e questo affidamento tacito è quanto di più generativo possa esserci, perché da lei nascerà il Verbo e Dio si è fatto carne. Noi siamo qui questa sera all'inizio di un giorno singolare, chiamato 24 ore per il Signore, in cui siamo invitati a fermarci, a sospendere quelle che sono le attività consuete, i travagli abituali, e a starcene immobili, in adorazione, davanti al corpo del Signore. Potrebbe sembrare una forma di evasione, potrebbe apparire una resa rispetto alle tante cose urgenti che ci incalzano, e invece è una scelta ispirata dalla stessa fede di Maria, che nasce da questa persuasione che la vita va interpretata. E solo quando ci mettiamo in un atteggiamento vero di ascolto dell'esistenza sappiamo coglierne tutta la sua bellezza. Stare in silenzio davanti al Santissimo, adorare, vuol dire letteralmente mettere la mano sulla bocca, cioè tacere. E questa apparente passività è invece la condizione per entrare più profondamente nella esistenza umana. Perché ascoltare è forse più vitale che agire, è forse più penetrante che vedere, è forse più illuminante che toccare. E se c'è una qualità di Maria di cui i Vangeli non riportano molte parole, è proprio la sua capacità di ascolto. Maria è stata sempre recettiva, non è mai vissuta distrattamente rispetto a ciò che le accadeva intorno, e tutto questo ha rielaborato dentro di sé. Abbiamo bisogno anche noi, soprattutto noi adulti, di imparare nuovamente ad ascoltare, perché è questa la condizione per vivere la nostra esistenza più in profondità, soprattutto per non lasciarci vivere. E queste ore che trascorreremo davanti al Signore ci aiutino allora a riassaporare la nostra esistenza. E come Maria a confidare più
in quello che Dio e la vita ci riserva, che in quello che vogliamo fare con le nostre mani.